Eugenio Caruezzo, rivedere il Giro dopo tanto tempo con questi tifosi, con la Borgia anche oggi, quali sono le sensazioni e le emozioni vissute? Intanto le mie emozioni personali ogni volta che vengo qui vanno sempre oltre, superano un po' quello che è un discorso calcistico, nel senso che ogni volta mi emoziono, ogni volta provo delle sensazioni incredibili, che ormai è tanto tempo, avendo smesso di giocare da tanti anni che non provavo. Poi anche il discorso professionale è importante, perché oggi ho visto una piazza di quelle che non si vedono più, soprattutto poi nelle categorie inferiori. Principalmente il pubblico di Torre si distingue sempre, si è sempre distinto dalle altre situazioni, e per me è stato un piacere gioire insieme ai tifosi, gioire insieme alla squadra. Ho visto una squadra molto determinata, oltre ad avere delle individualità importanti in campo, il presidente, i dirigenti, tutti quanti hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Ho visto un grandissimo centravanti, avendo indossato quella maglia l'ho seguito con particolare attenzione, gli ho fatto i complimenti anche personalmente. È tutto, il presidente è una persona squisita, un presidente che è innamorato della città, è innamorato dei tifosi, ha progetti ambiziosi, progetti importanti che gli vogliono portare avanti facendo i dovuti passi. Quindi a oggi diciamo possiamo essere noi tifosi del Savoia, possiamo essere contenti e orgogliosi, e poi logicamente sarà dura, perché nel calcio non è mai una passeggiata, anche avendo tutte le situazioni al posto giusto, comunque le difficoltà si incontrano, ma avendo un'unione di intenti così come quella che ha Torre e il Savoia in questa partenza qui, direi che è di buon auspicio. Grazie mille. Grazie a te.